troviamo a Creta e qui potete vedere alle nostre spalle le potete vedere, ecco, grazie Paolo, ecco, il braccio lungo, la longa mano e le montagne bianche. Siamo nello soprattutto paesino di Malazza, dove ci stanno solo vecchie rose dal sole praticamente e tre galline, abbiamo visto un po' di pecore anche, le cicale coi grilli e un'altra macchina anche diciamo che l'atmosfera sembra quella di Galvezzo, se potete cogliere la citazione, e quindi penso altri due minuti e scappiamo, perché secondo me vedo il vecchio greco che ci viene a offrire tipo il dolcetto e poi ci vede dentro la cantina e fa di noi quello che vuole. E, bello, fino adesso siamo arrivati proprio ieri sera a Chania, che è una delle tre città principali di Creta, oltre a Retimno, e Knossos. No, Knossos sta vicino a Heraklion. Heraklion, ecco. Allora, Heraklion e Chania forse sono i due aeroporti principali dove si può arrivare e accedere all'isola. E, noi ci troviamo nella parte ovest, l'isola, dove rimarremo tutto, per tutta la durata del nostro viaggio, che sarà di una decina di giorni. E, quindi vedremo la parte nord-ovest e la parte sud-ovest dell'isola, quindi purtroppo in questa nostra prima visita a Creta non avremo la possibilità di vedere Knossos, che era uno delle mete sicuramente che per gli amanti della storia e della mitologia greca è una tappa fondamentale, e speriamo di farla insomma al prossimo viaggio che faremo a Creta, perché merita sicuramente un secondo passaggio. Programma del nostro viaggio: fare un po' di escursioni e goderci anche il mare, che è stupendo, e diciamo già che andremo a vedere le spiagge di Elafonissi, che è una delle 10 spiagge più belle al mondo, quindi insomma da non perdere. E, anche oggi pomeriggio faremo delle tappe presso delle spiagge, ancora dobbiamo Giorgio Paolo, tipo. Sì, dobbiamo ancora capire un attimo come muoverci e cosa vedere, perché stamattina abbiamo preso la macchina, che è fondamentale per girare bene Creta, perché pur essendo provvista di pullman, autobus che girano per l'isola, per poter accedere in alcuni siti è fondamentale avere la macchina. E quindi da oggi insomma siamo automuniti, avremo la possibilità di girarci bene e di seguire l'iter che ci siamo programmati. E per il momento vi salutiamo e tutto blu. Sì, poi magari stasera potremo fare un racconto più approfondito della prima giornata passata ieri a Chania e